Salomon quest'anno presenta un Rescar GS top, tutto nuovo, praticamente prende il posto del Lab, si chiamerà Pro, nella misura 182, avremo sia misura 182 che misura 175 per le donne da provare. Lo sci è totalmente nuovo, la costruzione è sandwich, quindi totalmente stratificata con titano, legno, eccetera. La piastra sarà nuova, si chiama P80, sarà la piastra nuova che appunto è tagliata in modo trapezoidale per appoggiare molto meglio sullo spigolo e dare più efficacia al taglio della curva e all'entrata in curva, quindi un buon controllo degli spigoli. Sci Salomon 175, sci completamente rivisitato, fianco dritto, cambiata la piastra, cambiata la struttura, si conferma comunque al top per quanto riguarda questa categoria, bellissimo in entrata curva, ti dà una grandissima risposta anche alla fine, ti ritorna bene sotto, ottimo per chi vuole fare della conduzione il suo mestiere. È un po' meno consigliato a tutti coloro che fanno ancora un po' fatica a sentire bene la presa di spigolo. Uno sci attaccatissimo a terra, lo mandi a qualsiasi velocità su qualsiasi tipo di curva, raggio medio o largo, e lui resta sempre attaccato per terra, sembra quasi uno sci da gara. Ho provato a estremizzare le cose, a fare delle gran pieghe, e lui mi teneva sempre in piedi. Piccola pecca nel corto raggio, perché sulla curva corta la coda tende a farti un po' saltare e non è proprio semplice fare la curva corta sul ripido. Davvero stabile, intuitivo, l'ingresso curva è preciso e poi ha un'ottima stabilità su tutta la curva. Anche ad alte velocità non ha nessun timore, si crea creato il vincolo, rimane lì sul terreno e quindi dà grande fiducia e grande voglia di sciare forte. Come si fa in gigante, anche nell'arco corto non è difficile, è semplice e permette davvero di divertirsi anche qui. Uno sci che ho trovato veramente veramente divertente, bello, stabile, ottimo su corto raggio e serpentina, quindi curve strette e medie, sulle curve lunghe un po' più ampie mantiene comunque una buona stabilità, sicuramente quelle un po' più brevi sono proprio il suo cavallo di battaglia. Uno sci stabile con una bella deformazione, davvero davvero divertente. No, la cosa che mi ha colpito di più di questo sci è la deformazione in curva. È una deformazione regolare, lineare, che non ti mette mai in difficoltà. L'ho trovata veramente ottima. Poi va benissimo in tutti gli archi di curva, da quello più stretto a quello più sportivo. Subito mi sono trovato bene, è uno sci veramente confortevole, facile da gestire sia nelle curve strette che in quelle ad alta velocità. L'ingresso in curva molto facile. Bello preciso, bello stabile, uno sci che ti compromette di avere una sensibilità maggiore al momento in cui fai un'inversione curva. Non l'ho sentito difficile, anzi l'ho sentito molto molto facile a parer mio. Rimane super stabile, ha una buonissima risposta, davvero davvero bello. È un pelo pesante, per cui le curve da slalom, cioè o arco corto, vengono un pelo più difficili in entrata curva e il cambiamento degli spigoli. Uno sci comunque impegnativo, quindi lo consiglio a una persona di livello alto e con una buona preparazione fisica. Questo Salomon è uno sci veramente centrato, perché ha una struttura presente, importante, ha una bella piastra che la senti sempre sotto il piede ogni curva, però è divertente in ogni condizione, sia nell'ampio che nel raggio più stretto, grazie a un raggio di curva che è molto ridotto per la categoria, perché l'ho provato in misura 182 ed è un 17 di raggio, quindi ti permette di fare veramente tutto, di destreggiarti sia nello stretto che in curvoni ampi. E provato a metà mattina su neve un po' smossa ma col fondo compatto, ha sempre dato meglio di sé. Molto performante, specie su arco ampio e medio, l'ho trovato veramente molto stabile e con una gran conduzione in curva, ottima stabilità e concatenazione fra le curve. Pecca un attimo nelle curve strette sul ripido e sul duro, specie ingresso curva con una spatola molto molto dura. Sci che si avvicina molto allo sci da gara, molto bello, facile da condurre, l'unica pecca forse il raggio un po' corto secondo me per questa categoria. Comunque consiglio di provarlo perché ne vale la pena.